ho realizzato una catenella di 70 punti che equivalgono a circa 41-42 centimetri. Sto lavorando con un uncinetto del numero 4 e il cotone adeguato. Il primo giro l'ho fatto tutto a punto alto. Un consiglio: mettete sempre qualche catenella in più, in modo che se durante la lavorazione vi accorgete che il lavoro è troppo corto, avete sempre qualche catenella in più da poter lavorare. Alla fine del lavoro poi queste catenelle si disfano e quindi non si nota nulla. Allora, come vi dicevo, ho fatto il primo giro di punto alto, una catenella e volto il mio lavoro. Filo sull'uncinetto. Nel primo punto disponibile faccio un punto alto e un punto basso nello stesso punto, una catenella, salto un punto di base, nel successivo faccio un punto alto, un punto basso e una catenella, salto un punto di base, nel seguente un punto alto, un punto basso sempre nello stesso punto di base e una catenella. Proseguo con questo schema fino alla fine della riga. Ho terminato la prima riga, seconda riga, il giro di ritorno, riprendo la stessa lavorazione. Quindi in questo modo vi faccio vedere, ho terminato, volto il mio lavoro, non faccio nessuna catenella di inizio lavoro. Entro subito nello spazio sottostante e faccio ancora un punto alto, un punto basso e una catenella. Ecco, qui c'è un nodino che poi va sistemato. Passo nello spazio seguente, faccio un punto alto, un punto basso e una catenella. Punto alto, punto basso e una catenella. Proseguo con questo schema per tutta la lunghezza desiderata. Ecco, voglio mostrarvi com'è lo schema, come viene il punto. Vedete, molto traforato, molto leggero, ma nello stesso tempo è un punto molto molto elegante, molto d'effetto. È veramente semplice da realizzare. Adesso voi proseguite senza apportare nessuna modifica allo schema che vi ho illustrato per tutta la lunghezza che desiderate, 40, 50 centimetri. Se volete fare una casacchina, andate anche oltre, perché è veramente un punto che si presta anche alla realizzazione di un abitino. Proseguite con questo schema sempre dritto fino alla lunghezza desiderata. Ho lavorato i miei pannelli dell'altezza desiderata. Il pannello posteriore l'ho fatto tintunita, mentre il pannello anteriore l'ho fatto inserendo tre righe di un colore che si abbinasse al colore di base. Ho scelto un grigio polvere perché dà un effetto cromatico veramente molto bello. Voi logicamente potete farlo del colore che volete. O della tintunita, insomma. Io ho fatto queste righe grigie. Ho lavorato 7 giri, poi ho lavorato 6 giri di azzurro. Allora, dopo aver raggiunto l'altezza desiderata, tenete conto però che dovete lavorare ancora circa 5, 6, 7 centimetri perché dobbiamo fare lo scalfo delle maniche. Allora, per calcolare lo scalfo delle maniche dobbiamo lavorare in questo modo. Calcoliamo 10 centimetri. In questo modo e riprendiamo la lavorazione tralasciando i 10 centimetri. Io 10 centimetri corrispondono a 5 spighette, quindi 1, 2, 3, 4, 5, lavoro la sesta, salto 5 spighette in fondo, 1, 2, 3, 4, 5 e mi fermo in questo punto. Quindi io devo lavorare soltanto questa parte centrale che corrisponde alla parte al sopraseno del mio top, della mia maglietta. Quindi continuando a lavorare riga su riga, in automatico io andrò a creare lo scalfo per le maniche.
Adesso lavoro qualche giro, poi vediamo se la profondità dello scalfo è sufficiente oppure se dobbiamo continuare a lavorare per altri giri. La lavorazione da eseguire è sempre la stessa, seguite sempre lo stesso schema. Ricordatevi di lavorare soltanto nella parte centrale e di tralasciare 10 cm per ogni lato per lavorare gli scalfi. Allora, ho terminato la mia parte centrale. E mi sono alzata di, dunque vediamo un attimino, mi sono alzata di 6 centimetri. Poi ho realizzato la mia spallina, ho lavorato lo stesso motivo su 3 punti, iniziando con il punto basso e poi subito successivamente il punto alto. In questo modo ho creato queste piccole onde che formano un motivo decorativo per la spallina. La spallina l'ho lavorata per 18 centimetri, quindi adesso vi mostro come realizzare l'altra spallina e poi dopo successivamente, quando avremo fatto la spallina, andremo ad alzare la parte centrale del pannello posteriore di 3 centimetri per dare un certo equilibrio al nostro capo, perché altrimenti sì, si potrebbe portare anche così, però secondo me c'è troppo squilibrio fra la parte anteriore e quella posteriore, ci sono 6 centimetri. Invece andiamo ad alzarlo di 3 centimetri in modo che la differenza è minima, però nello stesso tempo si riesce a capire meglio la parte anteriore dalla parte posteriore. Quindi cominciamo subito con realizzare la spallina. Allora, punto l'uncinetto all'interno dei 2 punti, estraggo il mio filo e faccio una catenella prendendo entrambi i codini, vediamo un po' se lo trovo. Ecco fatto. In questo modo ho agganciato il filo. Adesso continuo la lavorazione con un filo soltanto. Faccio il mio punto alto. Allora, faccio il mio punto alto e faccio il punto basso. Ecco fatto. Poi questi fili, questi codini, mi raccomando, agganciateli bene. Catenella, salto nel punto sottostante successivo e faccio punto alto, punto basso e catenella. Adesso vado a lavorare l'ultimo motivo, punto alto, punto basso e termino in questo modo, non faccio la catenella. Adesso giro il mio lavoro in questo modo, tenendo il filo sul davanti del lavoro. Faccio punto alto, punto basso e catenella, punto alto, punto basso, catenella. Punto alto e punto basso. Volto il mio lavoro sempre in questo modo. Allora, adesso vediamo un po' di inquadrare meglio. Volto il lavoro, tengo il filo sul davanti, carico e faccio il mio punto alto. Adesso vi mostro. Allora, punto alto, punto basso. E la catenella. Vedete che si formano le onde che danno poi origine a questo motivo molto molto particolare e molto bello. Proseguite con questa lavorazione per una lunghezza di 18 centimetri. Se volete la spallina più lunga, lavorate 20 o anche più di centimetri, ne lavorate 20, 22. A mio avviso 18 centimetri era una misura che andava bene, non è troppo scollata e quindi mi sono fermata a 18 centimetri. Quindi lavorate la vostra spallina e poi passiamo a lavorare il pannello posteriore. Ecco fatto, ho terminato anche l'altra spallina, seguendo sempre lo stesso schema. Mi sono accorta che prima ho detto una cosa errata, scusatemi, dovete sempre cominciare con il punto alto e poi il punto basso, cioè seguendo lo stesso schema. Io vi avevo detto il contrario. Mi sono
Sono confusa. Quindi la parte anteriore è stata finita, abbiamo fatto le spalline, abbiamo realizzato il nostro scollo. Adesso dobbiamo passare alla parte posteriore. La parte posteriore seguiamo lo stesso schema, quindi calcoliamo 10 centimetri a sinistra, 10 centimetri a destra. Nella parte centrale andiamo ad alzare il lavoro di 3 centimetri, esattamente la metà dell'alzata che abbiamo fatto nel pannello anteriore. Quindi lavoriamo, ripeto, sulla parte centrale per 3 centimetri in altezza. Ho terminato tutti i pannelli, adesso non mi resta che assemblare il mio capo. Quindi vado a fare le cuciture laterali, vado a cucire le spalline alla parte posteriore in questo modo e poi il lavoro è terminato. Adesso ho messo il lavoro sul rovescio, quindi rovescio verso di me e rovescio sul tavolo, e vado ad effettuare tutte le cuciture di assemblaggio in questo modo. Infilo il mio ago, lascio un po' di filo in modo che poi lo vado ad agganciare meglio. Ecco fatto in questo modo. Ripasso un'altra volta. Ecco fatto. Adesso è bello a posto. E vado ad effettuare la cucitura prendendo solo le costine centrali dei due pannelli per evitare di creare un cordoncino tipico delle cuciture effettuate prendendo le due asole. Quindi io vado a prendere soltanto le asole centrali, quindi una parte dell'asola del punto rivolto verso l'esterno e una parte del punto rivolto verso di me. In questo modo sono sicura di ottenere una cucitura piatta e pressoché invisibile. Adesso il filato ho tenuto un po' lungo per evitare poi di dover, ecco fatto, aggiungere del filo. Ultima volta, ecco fatto le due asole centrali, vedete? E vado a cucire in questo modo. Effettuo tutte le cuciture, poi vado a cucire le spalline e vi mostro il risultato finale. Ecco fatto, il tutorial è terminato. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Vi saluto con tanto affetto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao!